L'incontro dibattito in programma domani pomeriggio sulla piattaforma multimediale Zoom dal titolo Donne e violenza in tempo di pandemia si inquadra nell'ambito delle manifestazioni promosse in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ad introdurre i lavori sarà Luisa Troso, presidente dell'Inner Wheel Saccense. La violenza sulle donne è attualmente un'emergenza, nella più grande emergenza della pandemia. Infatti, c'è stato un aumento, un incremento del numero di violenze molto preoccupante. A causa della pandemia e quindi del lockdown, in una condizione di convivenza forzata, sono esplose le violenze, soprattutto. Queste violenze si verificano in famiglia, si tratta di violenza domestica, quindi si consuma tra le mura domestiche la presenza anche dei figli e dei bambini. I dati dell'Istat sono allarmanti, è aumentato il numero delle richieste di aiuto al 1522, il numero di emergenza messo a disposizione per le donne vittime di violenza, sono aumentati i casi di richieste di aiuto, il numero di richieste di aiuto ai centri antiviolenza. Il numero delle denunce, il numero dei femminicidi. Quindi è chiaro che insomma, la situazione è davvero allarmante e bisogna essere tutti mobilitati per cercare di essere allertati, ognuno deve fare la sua parte, bisogna cercare di prendere atto del fenomeno e muoverci tutti, cercare di fare qualcosa per questo problema. Ecco, Inner Wheel organizza questa iniziativa. Parliamo proprio Sì. di questo incontro Sì, del l'Inner domani. Wheel è un'associazione tutta al femminile e quindi naturalmente è molto sensibile a tutte le problematiche che riguardano le donne, in particolare alla violenza. E tutti gli anni sono state infatti portate avanti delle iniziative molto significative. Io vorrei dire, approfitto di questa possibilità che mi date, vi ringrazio per questo, e vorrei dire a tutte le donne che ci ascoltano in questo momento e che vivono sulla loro pelle ogni giorno questa situazione, questo problema, a volte questo dramma, io vorrei dire loro che non sono sole, che noi siamo vicini a loro, vorrei dire di avere fiducia nelle istituzioni, nell'ordine, nelle forze dell'ordine, l'Inner è con voi. L'Inner è solidale con voi perché questi dati di aumento delle violenze si sono registrati in tutta Italia, cioè in tutte le province di tutte le regioni, dal nord al sud, senza eccezioni. Quindi anche nella nostra zona c'è stato un aumento di questo fenomeno della violenza. Sembra tutto tranquillo, diciamo, quando uno si guarda intorno, sembra che questo problema non esiste, mentre invece esiste anche da noi. Nella lotta contro la violenza sulle donne è importante non solo l'azione di prevenzione che viene posta in essere dalle forze dell'ordine, ma è importante anche fare un'azione di prevenzione, quindi educare le giovani generazioni al rispetto dell'altro, ai principi della parità, smontando tutti quei pregiudizi, quegli stereotipi che sono retaggio di una cultura del passato becera e maschilista. All'incontro dibattito di domani sono poi previsti gli interventi delle avvocatesse Maria Grazia Cascio e Annalisa Longi, della governatrice dell'Inner Wheel Luisa Gangeri Nostro, della sindaca Francesca Valenti, della docente di sociologia all'Università di Catania Graziella Priulla, dell'insegnante Leonora Longi, della direttrice amministrativa degli ospedali di Sciacca Ribera Rosanna Dubolino, delle psicoterapeute Maria Grazia Bonsignore e Alessandra Maniscalco.